benedicamo, Signore, però più bianco della neve. Il tuo amore, oh Signore, è grande per me, purifica la mia mente e il mio cuore. Io ti offro l'anima mia e il mio corpo, perché io sia purificato dalle malattie, sia purificato dalle infermità del corpo e dello spirito. Purificamo, Signore. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi, anche quando è stato assolto dalla tua misericordia. Io porto le conseguenze del mio peccato. Signore, dammi il dolore vivo del mio peccato, distruggi il mio peccato. Quante cose brutte ho fatto davanti a te, ma tu distruggi il mio peccato, Signore, con l'acqua del tuo costato. Lavami, oh Signore, purificami, oh Signore, brucia, oh Signore, con l'acqua benedetta tutta la mia iniquità, perché io sia mondo dal mio peccato. Signore, io ti chiedo un cuore nuovo, un cuore di carne, un cuore capace di intendere e di amare, un cuore che non sia più di pietra, ma un cuore mobile, un cuore che percepisce il bene e il male, un cuore capace di amare, capace di conoscere il tuo amore. Dammi il cuore nuovo, Signore, dammi il tuo cuore, oh Signore. Purificamo, Signore, liberamo, Signore, da tutte le mie malattie. Libera la mia mente, libera il mio cuore, libera il mio corpo. Rendimi la salute dell'anima e del corpo, come quando ero bambino. Purifica la mia carne, Signore. Signore, ti offro me stesso in tutte le parti malate, ti offro il cuore, la mente, i sensi inquinati, ti offro, Signore, il mio corpo tormentato dalla malattia, insidiato nella vita. Signore, ti offro il mio corpo perché tu lo purifichi dai miei peccati, lo purifichi da ogni malattia, perché tu mi ridia la salute. Signore, per le tue piaghe noi siamo stati guariti. Tu hai preso su di te tutte le nostre iniquità, tutti i nostri peccati e tutte le nostre infermità. O Signore, ti chiediamo che per te noi possiamo essere guariti questa mattina, nell'anima e nel corpo, e possiamo così celebrare le tue lodi. E adesso, Signore, salga a te la mia preghiera come l'incenso. Salga questa preghiera, oh Signore, da quest'aula che viene purificata da tutte le forze del male. Signore, noi a te offriamo il sacrificio di lode, offriamo le nostre preghiere. Splendente nella sua trasfigurazione. Avviciniamoci a lui, come ha detto il celebrante,
con la fede degli antichi, ma anche con la fede degli apostoli. Gesù sfolgorante di luce, trasfigurato davanti a noi. Ecco, abbiamo qua davanti la figura di Gesù liberatore. Vediamo lo sfolgorante, lui che libera se stesso dalla morte e libera tutti noi dalla morte, lui che libera da ogni peccato, lui che canta vittoria sulla morte, sulla iniquità, lui sfolgorante di gloria, figlio di Dio. Davanti a lui guardiamo con sicurezza il nostro avvenire, la sua luce rischiare la nostra vita. O Gesù, noi ti preghiamo questa mattina con la fede degli antichi e stiamo un momento con la fede di Pietro, di Giacomo e Giovanni davanti a te. La tua luce rischiare le nostre tenebre. La tua luce, o Signore Gesù, illumini sulla montagna in cui ci troviamo, illumini i nostri volti, che diventino raggianti davanti a te. O Gesù, noi ti presentiamo tutte le nostre suppliche, ti presentiamo tutti i nostri bisogni, ti presentiamo innanzitutto noi stessi. Noi siamo tenebre, o Signore Gesù, e chiediamo la tua luce che risplenda su di noi, la luce della fede in te, della fede in colui che ti ha mandato in mezzo a noi. Chiediamo la luce della speranza che non delude, in un mondo che non crede non spera. Ti chiediamo la luce dell'amore, la luce che illumina il volto degli uomini in un mondo che si odia. O Signore Gesù, splenda la tua luce sul nostro volto. Per questo, Signore Gesù, noi ti preghiamo. Signore Gesù, tu conversi con Elia e con Mosè, i due rappresentanti della legge e dei profeti, e il tuo discorso verge sulla necessità che il Cristo patisse prima di entrare nella gloria. Proprio nel mezzo della gloria tu parli di necessità di patire. Signore Gesù, questo discorso tu lo fai con noi proprio mentre rifulgi di luce sul Tabor. Tu continuavi con Mosè ed Elia il discorso intraprese lungo il viaggio, e quando scendesti dalla montagna continuasti questo discorso mentre andava verso Gerusalemme, che era necessario patire nella vita. Signore, fa che noi comprendiamo questo linguaggio, che per ascendere alla gloria bisogna passare per il crogiolo della prova, per il crogiolo della malattia, dell'infermità, di tutte le prove della vita, perché noi vogliamo essere purificati e tu vuoi purificarci. Signore, fa che comprendiamo questo discorso, perché non potremo comprendere il discorso del Calvario, perché c'è troppo duro, però la luce della trasfigurazione e la luce della resurrezione ci facciano comprendere e ci facciano accettare il cammino della croce. Per questo, Signore Gesù, noi ti preghiamo. Signore Gesù, i tre apostoli sulla montagna scordarono tutto, dimenticarono tutto, erano assorbiti dalla tua presenza, ma quel silenzio fu rotto da una voce potente, la voce del Padre,
che gridava: questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Signore Gesù, noi ti preghiamo di ascoltare te, di ascoltare unicamente te. Molti maestri si sono improntati maestri di verità, ma sono maestri di menzogna. Tu solo sei la verità, tu solo consegni la fede al tuo popolo. Chi crede in te è salvo, chi non crede in te è dannato. Lo dicesti tu, mandando gli apostoli a predicare: chi crederà a quello che voi dite sarà salvo. E quel voi era la Chiesa, quegli apostoli erano la Chiesa, tutti quelli che crederanno al deposito della fede, tutti coloro che accetteranno il credo della Chiesa, il credo vostro, saranno salvi. Quelli che non accetteranno il vostro credo saranno dannati. Lo dicesti tu, oh Signore, e noi lo ripetiamo oggi. Oggi in cui la fede è menomata, oggi in cui si crede e non si crede, si accetta qualche articolo di fede e l'altro lo si rigetta. Signore Gesù, questi molti maestri di verità sono maestri di menzogna. L'unico maestro sei tu, e l'unica fede è quella che noi professiamo, integra la fede della Chiesa, la fede degli apostoli. Noi crediamo che tu sei il figlio di Dio, sceso dal cielo sulla terra per la nostra salvezza. Noi crediamo che tu sei morto e sei risuscitato. Noi crediamo nello Spirito Santo che tu hai inviato, perché noi possiamo essere fedeli a quanto tu ci hai insegnato. Noi crediamo nella resurrezione della carne, nella vita eterna, nella remissione dei peccati, nella comunione tra tutti i credenti. È il deposito della nostra fede e noi crediamo integralmente a tutto il credo della Chiesa, perché tu solo hai parole di vita eterna, tu solo sei il maestro degli uomini, tutti gli altri sono impostori, sono briganti. Tu dicevi in Giovanni: sono briganti i quali rubano la fede agli uomini, lo rubano a coloro che tu eri dentro col tuo sangue. Sono briganti tutti quelli che rubano la fede, menomano la fede, mettono in dubbio i nomi della Santa Madre Chiesa. Ma noi crediamo in te e noi vogliamo ascoltare questa mattina la voce del Padre. Questi soltanto è il mio figlio diletto, questo è il Salvatore degli uomini, ascoltatelo. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Signore Gesù, noi ti presentiamo le anime nostre questa mattina e i nostri corpi. Noi siamo affidati a te dal Padre. Tu sei la nostra salvezza, tu sei il Salvatore di ogni uomo, tu sei il Liberatore, tu sei tutto per noi. Ci consegniamo a te, siamo sicuri che tu provvederai a noi, perché noi siamo il tuo popolo e tu sei il nostro Dio. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Signore, dacci la gioia questa mattina, la gioia di averti, Signore, la gioia che noi dobbiamo comunicare a tutti, perché tu sei il risorto, tu sei il Signore. Dacci questa gioia che la leva la forza della vita cristiana, che ci renderà credibili agli uomini, perché abbiamo trovato colui che aspettavamo. Signore, dacci questa gioia questa mattina, la gioia di vivere con te, di essere cristiani, di professare questa fede e di camminare sicuri nel cammino della vita. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Continuiamo la nostra preghiera perché questo Gesù glorioso proietti la sua luce anche nel dolore.
presentiamo a Gesù tutti i nostri ammalati, perché la luce del Tabor scende sul dolore dell'uomo. Signore, aggiungiamo le suppliche di tutte quelle persone che hanno deposto i loro biglietti nei cestini. Sono tanti e tanti che soffrono. Signore Gesù, e ti chiediamo per tutti questi la grazia della guarigione. Ti chiediamo soprattutto per i coniugi in difficoltà la grazia di restare uniti. Ci sono tante richieste a riguardo, difficoltà tra i coniugi. Coniugi significa coniugo, sono tutti due sotto lo stesso giogo. È difficoltoso camminare in due sotto lo stesso giogo, però Gesù disse: il mio giogo è soave, venite a me voi tutti stanchi, affaticati, imparate da me che sono mite ed umile di cuore, e il vostro giogo diventerà soave. Queste parole sono appunto per quegli sposi, per quei coniugi che si trovano in difficoltà e sono stanchi di lottare. Da Gesù troveranno pace, conforto, e il giogo pesante diventerà leggero, anzi soave. Signore Gesù, ti preghiamo che questo giogo diventi soave per quelli che ne sentono il peso. Per la tua grazia tu rinfranchi chi è stanco, tu risollevi chi è caduto, tu dai forza a chi è spossato. Da forza, coraggio di continuare a questi sposi spossati e stanchi, e fa che il loro giogo non pesi più ma diventi soave. Per questo, Signore Gesù, noi ti preghiamo. Signore Gesù, ci sono tante richieste di lavoro, è un'epoca in cui il lavoro manca, e quando manca il lavoro tutto traballa in famiglia. Signore, ti preghiamo per la stabilità della famiglia, ti chiediamo, Signore, per poter continuare un padre ad alimentare i figli, una madre a sostenere la famiglia. Ti chiediamo il lavoro che manca, ti chiediamo un posto di lavoro per tutti quelli che sono in afflizione, e ti chiediamo anche il lavoro per quelli che sono fidanzati e non possono sposarsi perché ancora non hanno una sistemazione. Signore Gesù, ti chiediamo il lavoro, ascoltaci, oh Signore. Ci sono tante richieste di interventi in malattie scabrose, tumori, cisti, cirrosi, utere fibromatosi. Signore Gesù, la tua grazia scenda su queste persone ammalate. Tu questa mattina vuoi guarire qualcuno di questi mali gravi, e tu li guarirai in misura della fede. Noi crediamo che tu possa guarire, che tu voglia guarire. Noi alziamo le braccia a te e ti chiediamo, Signore, aiutaci, oh Gesù, salvaci, oh Gesù, guariscici, oh Gesù. Ci sono veramente tante persone che sono depresse, non ce la fanno più, sono oppresse e depresse, ce ne sono tante. Signore Gesù, tu sei la resurrezione e la vita, tu sei la gioia, la letizia per tutti noi. Da a queste persone l'amore, l'amore che salva e che solleva, dall'affetto dei propri familiari. Fa che hanno più fede, abbiano più fede in te, e le depressioni spariranno, perché tu sei la resurrezione e la vita. Chi crede in te è risollevato, tu risollevi lo stanco. Signore Gesù, ti presentiamo tutti i depressi, tutti quelli che hanno delle frustrazioni, tutti quelli i quali gemono
sotto le prove psicologiche. Signore Gesù, vieni, vieni a consolare, vieni a risollevare. Signore Gesù, per questo noi ti preghiamo. E adesso concludiamo la preghiera per tutti quelli i quali cercano da Gesù sollievo, pace, gioia, guarigione. Accoglio, Padre clementissimo, il suo gregge. Egli vi ha messe come gemme sul suo diadema. Voi brillerete nella sua terra. Quali beni il Signore dona al suo popolo, quale bellezza. Ecco il grano che dà vigore ai giovani, ecco il vino nuovo che rinnova le fanciulle. Signore, ti ringraziamo per il grano nuovo che dà vigore ai giovani, ti ringraziamo per il vino nuovo che dà brio, gioia alle nostre giovani. Signore, ti ringraziamo per questa Eucaristia in cui tu sei presente, vivo e vero, e che dà giovinezza, rinnova la nostra vita. Signore, ti ringraziamo per il dono dell'Eucaristia. Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che tu hai detto, per tutto quello che hai fatto e continui a fare. Figlio mio, fa attenzione alla mia parola. Porgi l'orecchio ai miei detti. Non perderti mai di vista. Custodiscili nel tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova, sono salute per tutti il tuo corpo. Figlio mio, vigila sul tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. I tuoi occhi guardano diritto, le tue pupille mirano diritto davanti a te. Bada la strada dove metti il piede e tutte le tue vie siano ben rassodate. Non deviare a destra né a sinistra. Tieni lontano il piede dal male e vivrai. Signore Gesù, noi ti presentiamo i nostri cuori questa mattina, riempili della tua Eucaristia. Noi ci avviciniamo alla comunione, riceviamo il tuo corpo e il tuo sangue, siena vita per noi. Signore Gesù, scendendo dentro di noi, ravviva la fede, ravviva la speranza, accendi l'amore. Signore Gesù, scendendo nel nostro corpo, uccidi i germi del male, uccidi i tumori, uccidi tutti gli altri germi del male che insidiano nella nostra vita. Il tuo corpo glorioso si unisca al nostro corpo mortale e dia vita, Signore, dia vigore e guarigione. Signore Gesù, questa è la nostra guarigione, questa è la nostra consolazione, questa è la nostra liberazione. Fa che a contatto col tuo corpo glorioso che stiamo ricevendo, noi siamo liberati, guariti, consolati, rinvigoriti. Fa che noi camminiamo rinnovati nello spirito e nel corpo, e possiamo compiere il nostro cammino. Ti lodiamo, Signore, per questa rinnovata giovinezza che tu metti nel nostro sangue, nel nostro corpo. Signore, eccoci qui davanti a te, ti benediciamo per il tuo corpo
e per il tuo sangue che ci dai a mangiare e bere. Tu sei la nostra vita, Signore Gesù, grazie, grazie di quello che hai fatto, di quello che stai facendo. L'Eucaristia è la nostra vita, l'Eucaristia è la nostra forza, l'Eucaristia è la nostra salvezza. Gesù, Gesù, vieni a salvarci, vieni a liberarci, vieni a sconfiggere il nemico. Signore Gesù, tu sei la forza dei deboli, tu sei la liberazione dei prigionieri. Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia.